Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti ad un'altra puntata di Cazzeggio Catabiotico. In questo episodio parleremo di fantascienza in multitrama e fantascienza lineare, oltre ad un corso di scrittura creativa online totalmente gratuito. Ciao! Nel link che trovate in descrizione a questo video di YouTube sarete catapultati direttamente ad una pagina web dove ho raccolto moltissime risorse gratuite che di fatto offrono un corso gratuito di scrittura creativa. Sono tre directory di YouTube ai casuali passanti del blog o comunque anche di questo video. Invito a visionare tutti le risorse multimediali con attenzione, soprattutto i filmati che ho selezionato e che ho visionato, apprezzandone davvero l'utilità. C'è raccolto proprio un mini corso gratuito di scrittura creativa con eccellenti spunti di riflessione per potenziali autori, suggerimenti da tenere sempre a mente qualora si provasse ad assemblare un libro raccontando un po' di balle. In questo episodio di Cazzeggio Catabiotico parleremo dei due tipi di narrativa che è possibile costruire. Prima però occorre fissare alcune definizioni: fabula, intreccio e trama. Allora, la fabula consiste nella sequenza cronologica della storia raccontata al lettore. L'intreccio consiste nella successione di balle per e come sono presentati al lettore. La trama per me consiste nell'unione di fabula ed intreccio ed è sempre unica nella letteratura classica, perché le opzioni del lettore sono due: leggere la minestra proposta dall'autore oppure saltare dalla finestra. Tuttavia, ragionando attorno alla trama, si nota che è possibile avere anche una letteratura che abbia una trama con cui il lettore possa interagire. Ovviamente tutto questo non è concepibile nella narrativa tradizionale classica. Narrativa lineare contro narrativa non lineare. La narrativa, per come è stata classificata, ha sempre avuto una tassonomia errata. Ha ignorato un'enorme produzione di storie che, per la mia previsione classica, non sarebbero state degne di essere chiamate letteratura. Questo perché i racconti non rientravano nello schema classico lineare: mangia la minestra o salta dalla finestra. La narrativa, il cui oggetto è raccontare storie vere, false, verosimili, in forma scritta, necessita di un aggiornamento per quanto riguarda la sua tassonomia. Giungiamo quindi alla definizione di narrativa classica o lineare, riconducibile alla tripletta: un inizio, una trama, un finale. All'interno di questo enorme coacervo di letteratura lineare si evidenziano molti sottogeneri classificati per etichette, utili strumenti per evidenziare ed orientare i gusti e le scelte dei lettori: gialli, thriller, fantascienza, ucronie, love story, fantasy e varie ibridazioni. Ovviamente un libro cartaceo oppure digitale può fare molto di più che imporre al lettore il diktat mangiare la minestra o saltare dalla finestra. Esiste infatti anche la narrativa non lineare, riconducibile alla formula almeno un inizio, molte trame, molti finali, oppure, nel caso particolare, almeno un inizio, molte trame, nessun finale. All'interno di questo variegato e complesso insieme di narrazioni interattive, il lettore è chiamato sempre a fare almeno più di una scelta, interagendo nella storia e concorrendo ad autoprofilarsi la propria fabula. Per cui la narrativa non lineare può essere suddivisa in narrativa non lineare che si legge, scritti che sono più libri che giochi, e qui dipende dal tipo di format che l'autore ha implementato, per romanzi, multitrama, polistorie. Anche in questo caso la narrativa non lineare
può avvalersi delle etichette catalogatrici per orientare al meglio il lettore: gialli, thriller, fantascienza, ucronie, love story, fantasy e varie ibridazioni. Tenendo presente che il lettore, essendo chiamato a fare scelte, potrà autoprofilarsi la trama e quindi potenzialmente tale concept può gestire molte ibridazioni in trame diverse. Oppure abbiamo la narrativa non lineare che si gioca, scritti che sono più giochi che libri. E quindi in questa classe rientrano i vecchi format dei libri game, interactive fiction, giochi di ruolo, videogame e quant'altro. La narrativa non lineare che si legge, ossia elaborati scritti che sono più libri che giochi, hanno quindi un particolare interesse nell'utilizzo delle tecniche letterarie. Di conseguenza, acquisiscono di molta importanza le tecniche letterarie. Tuttavia, a seconda di che genere si va a scrivere un testo, il pubblico a cui ci si rivolge è diverso. Una cosa è scrivere un fantasy, un horror, un libro di fantascienza, dei gialli, delle ucronie, una distopia, oppure una cronaca di giornale, oppure la storia. La distanza che c'è tra il lettore e la distanza temporale che separa il lettore dall'ambientazione della trama, che può essere bassa o alta, e la distanza tra il lettore e il personaggio principale, che può essere bassa o alta, definiscono lo spazio dei vari generi e anche il numero di persone che leggono questi generi. Tuttavia, gli elementi strutturali di un libro, oltre che al genere, sono anche praticamente la trama, composta dalla favola e dall'intreccio, i personaggi e le location. Allora, la trama, come si è già detto, è composta da favola ed intreccio ed è fondamentale che la favola, per quanto semplice o per quanto articolata possa essere, debba avere un qualche valore e esprimere un determinato messaggio. Cioè, la favola è collegata ad un messaggio di qualche tipo che l'autore vuole veicolare nei confronti del proprio lettore. L'intreccio è come la favola viene presentata, quindi ci possono essere flashback, flash forward, dialoghi, pensieri e quant'altro. All'insieme di questo mix ci possono essere delle, diciamo, trame composte da plot of action, ci possono essere delle trame composte da plot of thoughts, quindi da pensieri, e ci possono essere altri tipi di plot. Tuttavia, a seconda del tipo di plot che si va a scegliere, prendono di maggiore importanza le location ed anche ovviamente i personaggi. I personaggi devono risultare verosimili, cioè veri, come se quando il lettore va a leggere praticamente il testo, i personaggi incominciassero ad animarsi nella mente del lettore. E questa è una cosa che deve essere fatta solo facendo attenzione ai dialoghi e caratterizzando in modo attento i personaggi, mantenendo ovviamente la relativa coerenza all'interno della trama. Le location possono essere importanti, ma non sono tutto. L'importanza per una location è la coerenza e quindi in relazione a che tipi di influsso la location in cui si va a svolgere la trama può andare ad impattare sulla fabula stessa. Nel link che trovate in descrizione a questo video di YouTube sarete catapultati direttamente ad una pagina web dove ho raccolto moltissime risorse gratuite che di fatto offrono un corso gratuito di scrittura creativa. Sono tre directory di YouTube, ai casuali passanti del blog o comunque anche di questo video, ti invito a visionare tutte le risorse multimediali con attenzione, soprattutto i filmati che ho selezionato e che ho visionato, apprezzandone davvero l'utilità. C'è raccolto proprio un mini corso gratuito di scrittura creativa con eccellenti spunti di riflessione per potenziali autori.
suggerimenti da tenere sempre a mente qualora si provasse ad assemblare un libro raccontando un po' di balle.